di Sei Nazioni è alle porte e per l'Ital Rugby è il momento di fare sul serio. Paris e compagni devono rinunciare a diversi giocatori importanti, ma nessuno fra gli azzurri si fascia la testa, a partire dal commissario tecnico Jacques Brunel. L'allenatore transalpino a Roma per la presentazione del torneo al Salone d'Onore del CONI promette una nazionale pronta alle sfide e ambiziosa, a cominciare dalle prime due partite, entrambe in trasferta, che si disputeranno il 1° e il 9 febbraio contro il Galles, campione in carica, e la Francia, dove sarà importante ritrovare lo spirito della scorsa edizione, dove gli azzurri ottennero due belle vittorie contro Irlanda e Francia. Sono due grandi squadre, ma noi vogliamo mostrare un carattere, vogliamo mostrare che andiamo in avanti e vogliamo all'estero mostrare veramente avere una squadra di qualità. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, sottolinea la capacità unica del rugby di coniugare i valori sociali con lo sport di alto livello. Malagò aggiunge nel suo intervento di aspettarsi una grande Italia sul campo, non solo nelle due partite casalinghe dell'Olimpico di Roma contro Scozia e Inghilterra, unica squadra mai battuta in 14 partecipazioni a Sei Nazioni, ma anche in trasferta, dove gli azzurri storicamente soffrono di più. È ora di sdoganarci, diciamo, da una situazione che da molto tempo ci vede un ranking importante, ma la vera sfida, il vero challenge è quello, diciamo, di entrare nell'elite delle primissime.